Ciao a tutti, finalmente è venerdì, Natale si avvicina e io voglio farvi vedere un modo, diciamo, economico e rapido per fare un pensierino. Quindi l'occorrente per questo tutorial è un barattolo di vetro dello spago, che può essere da cucina oppure quello grande, e della colla a caldo. Vado subito a fissare il primo punto del mio spago al mio barattolo. In questo caso magari lo facciamo nel retro del barattolo. Inizio piano piano a girare tutto intorno, tenendo e ovviamente mettendo dei punti, sempre magari sul retro, di colla ad ogni giro, in modo tale che il filo resti ben fermo. Io li ho già fatti, vi faccio vedere qual è il risultato. Ecco qui i due barattoli. Questo è quello con lo spago un po' più grosso e questo con lo spago sottile. Adesso li andrò a decorare. Si possono benissimo utilizzare, magari per chi è capace di fare il punto croce, il tessuto adatto per il punto croce, poi scrivere il contenuto, magari può essere tisane, caffè. Io pensavo appunto di inserire all'interno di questi barattoli delle tisane, oppure magari se sapete che la persona a cui dovete regalarlo non ama le tisane, potete mettere del tè o del caffè, oppure anche delle spezie, o anche un'idea carina, magari come portafortuna, delle lenticchie. Vado a decorarlo utilizzando del merletto. Ed eccoli qui, se non avete il merletto potete benissimo utilizzare del nastrino. E per ricoprire, diciamo, il tappo, potete o colorarli oppure realizzare, in questo caso, dei, diciamo, cappellini. In questo caso io li avevo già, ma sono, diciamo, con del tessuto e un elastico intorno, ed eccoli qua. Pensavo eventualmente di poter anche, chi ce l'ha, utilizzare dei portaconfetti. Vedete, in questo caso era di una bomboniera, sono quelle che si chiudono in questo modo, ma vanno benissimo anche per il nostro scopo, quello di coprire il tappo. Ovviamente bisogna prima colorarlo e poi accorciarlo un pochettino. Io non utilizzo per questo progetto questo perché ovviamente stona, però se voi l'avete ovviamente in coordinato con quello che volete realizzare, potete benissimo utilizzare i portaconfetti. Ed ecco qua i due barattolini terminati. Fatemi sapere quale preferite, se quello col filo sottile o quello col filo grosso. Vi ho lasciato all'inizio del video con una domanda, quindi aspetto qua sotto le vostre risposte, vediamo chi indovina. Ci vediamo nel prossimo video, dove ovviamente vi augurerò buone feste. E vi ringrazio per aver visto il video. Ciao!